Eccoci, ben trovati. L'informazione di Teliblea sul canale 13 e sul canale 110. Ormai non c'è nulla da fare, il coronavirus è diventato l'argomento più importante, non possiamo farle a meno. Poi Gianni Papa chiuderà questo nostro telegiornale, questo nostro indice, perché dobbiamo dire che la testata giornalistica di Teliblea si chiama l'indice, con una considerazione proprio sulla questione dell'informazione da vecchio giornalista come lui è. I dati sono importanti, chiaramente grazie a Dio qui i dati sono molto più soft, abbiamo visto quello che sta accadendo al nord, anche se sembra che comunque il trend sia a calare e questo aumento che c'è stato è perché pare che abbiano fatto molti più tamponi, quindi facendo più tamponi vengono fuori più risultati. Però sembra che il nostro sistema sia quello giusto in confronto a quello che sta accadendo in altre nazioni europee. Qualcuno ha la notizia che il premier inglese è affetto. Anche lui è contagiato, qualcuno ha detto, hai visto come ti è finita? Hanno fatto dei post, perché naturalmente lui era quello che voleva affrontare la cosa così, andando allo sbaraglio, e questa cosa non era così facile. Facciamo gli aggiornamenti. Allora, in totale 1260 casi, però in verità ne risultano 1168 perché circa 100 non ci sono più fra guariti e purtroppo deceduti. Com'è la divisione? Agrigento 55 casi con due ricoverati, due guariti e un deceduto. Caltanissetta 49 casi, 22 ricoverati, due guariti, quattro deceduti. Catania, ma è anche in base alla popolazione naturalmente. Catania 344 casi, 129 ricoverati, 13 guariti, 18 deceduti. Enna, voi sapete che Enna ha in alcune zone ci sono dei focolai, insomma arriviamo velocemente a Ragusa. 29 i casi, 8 i ricoverati, 3 i contagiati, neanche un deceduto. Però dobbiamo anche tornare ad una comunicazione che è stata fatta direttamente dall'ASP di Ragusa, che dice così: a oggi, 27 marzo, sono stati riscontrati 32 casi di positività, 4 rispetto a ieri, i 27 e 28, insomma, 29 si arriva a 32, poi è chiaro. Sui numeri, il tempo che arrivano a Palermo per fare il conto, magari ce n'è qualcuno in più. Allora sono 4 rispetto a ieri, dice l'ASP, va bene? Però 3 dei quali sono i familiari o contatti stretti di precedenti pazienti positivi. Quindi quelli che sono in isolamento, magari sono con i familiari, può capitare, forse la quarantena non la fanno bene, perché è importante. Come fare la quarantena? Perché se si sta in casa e si fa regolarmente quello che si è sempre fatto, quando si sta in casa si mangia, si beve insieme, allora è una quarantena per modo di dire, infetti tutti gli altri. Quindi i casi sono 4 rispetto a ieri, 3 sono familiari, il nuovo caso non è collegato ad altri positivi, però è in ricovero. Allo stato attuale i ricoveri rimangono 8, in quanto un paziente è stato dimesso e perché due successivi tamponi non hanno accertato la negatività. Quindi noi continuiamo ad essere, diciamo, gli ultimi, e qui gli ultimi sono quelli che stanno meglio, in tutta la Sicilia. Quindi è importante continuare nel sistema e stare molto molto attenti. Ora, il problema è un po' quelli che sono arrivati. Ieri il sindaco di Pozzallo ha fatto un post, dura 8 minuti, poi parlava anche del bilancio del comune
di Pozzallo per poi poter andare a dare un aiuto, e di questo parleremo con un'intervista che abbiamo fatto per telefono. Il sindaco di Pozzallo diceva: ah, sono arrivati questi nostri concittadini, dice, io non so se hanno fatto bene, lo dice il sindaco stesso, però si rende conto che non poteva lasciare 200 e passa concittadini in mezzo alla strada. Ora, tutto il trucco è lì, riuscire a fare bene questo isolamento, queste 2 settimane almeno di isolamento, in modo che non ci scappi fuori qualche cosa, perché fino ad ora siamo riusciti a contenerlo. Avete visto quello che è accaduto là ad Agira, in altri paesi, ma anche a Troina, dove a Troina addirittura il Presidente della Regione ha chiesto che intervengano, che intervenga l'esercito proprio per dare una mano. A Troina c'è un centro bellissimo, bellissimo, insomma, il termine è quello, ora non mi ricordo come si chiama, padre, praticamente è un centro proprio al punto della montagna, dove c'è anche una televisione che era l'Oasi TV, enorme, gigantesco, con centinaia e centinaia di posti letto, e questo potrebbe comunque anche essere utilizzato in qualche modo, la regione sta studiando. Quindi la situazione è questa, i numeri sono questi, la crescita c'è, ma è una crescita costante e alla fine minima, considerando quello che è accaduto e quante persone sono tornate. State attenti, lo ripeto per ancora, non andate a fare surf, cioè, hanno denunciato 3 persone l'altro ieri che facevano surf a Vittoria. Dice: il mare era bello, c'erano le onde, e siamo andati a fare surf. Ora capisco che lì non c'è nessuno che vi può respirare addosso, però va. Devo dire una cosa importante. Noi siamo un popolo che, come si dice, ci adattiamo, no? Perché la fame aguzza l'ingegno. Ora qui non parliamo di fame, ma ci siamo resi conto, come diceva bene ieri Nello Di Pasquale, che non siamo stati preparati. E oggi arriva la notizia che questo distretto meccatronico vuol dire di aziende che fanno la meccanica con l'elettronica, no? Questa crasi delle parole. Questo distretto meccatronico praticamente ha impiegato quasi 10, anche di più, giorni per farsi autorizzare a realizzare dei presidi che servono a noi, e finalmente oggi o ieri ha avuto l'autorizzazione per fare le mascherine, i caschi, è pubblicato su Rete Iblea, questi caschi con le visiere, e anche migliaia di chili, quindi tonnellate di disinfettante che deve essere usato per sanificare tutto quanto. Ora dico, possibile mai che hanno impiegato 10 giorni, 12 giorni? Lo stesso sta accadendo a Comiso, dove molte sartorie e sarti si stanno adoperando a realizzare le mascherine. Allora, se avessimo lanciato l'appello, come stanno rispondendo i ragusani per gli aiuti che devono essere dati alla protezione civile? Dice il sindaco che ricevono 10 telefonate al minuto di gente che vuole dare aiuto, è una bellissima cosa. Ma se avessimo lanciato l'appello il 24 di febbraio, quando diciamo, ecco, queste sono le mascherine che il gruppo di Meccatronica, il consorzio Meccatronica, ha realizzato e ha convertito la sua azienda, ma che cazzarola ci voleva a fare queste cose per un'azienda che fa cose ben più grandi, in pezzi di plastica e di plastica. Quindi se l'avessimo fatto prima, le mascherine ora sono in grado di farne centinaia al giorno, come? E ha detto Meccatronica che ci sono 200 e passa furgoni che gireranno
velocemente in tutta la Sicilia per consegnare queste cose. Ma Dio santo, dovevamo pensarci prima, come pure dovevamo pensare prima anche a qualcosa di economico, perché economicamente la situazione è quella che è. L'ultima cosa che riguarda la trasformazione, se siete in grado di fare queste trasformazioni delle vostre ditte, questa riconversione, facciamolo. Pensate, mi pare che sia uno dei grandi nomi, non so se Dolce & Gabbana o qualche altro, che ha riconvertito la propria azienda per fare camici. I camici servono, quindi vedete se ci si ingegna, no? Se ci si ingegna. Perché poi qual è il problema principale? La mancanza di soldi. Soldi perché quelli che possono vanno avanti, ma oggi pare che tutte queste iniziative che sono state messe in campo, alla fine, e ogni giorno arrivano comunicati, lasciano il tempo che trovano. O meglio, sono delle buone cose, ma che con la burocrazia, col sistema che abbiamo noi, non riuscirà ad aiutare nessuno nell'immediato, perché il problema è l'immediato. Allora, al telefono abbiamo raggiunto l'amico Livio Tumino, è un consulente economico, quindi lavora in uno studio di commercialisti, quindi potrà, abbiamo chiesto, Livio, ma tutte queste cose servono o no? Vediamo. Ciao Mario, guarda, ovviamente quelle sono misure che sono state pensate per motivi ordinari. Oggi siamo in una situazione del tutto straordinaria, quindi è facile capire che sono delle misure che non rispondono subito, immediatamente a quella che è l'esigenza attuale. Perché dico questo? Perché l'esigenza attuale è un'esigenza impellente. Noi abbiamo su circa il 90% delle imprese del territorio uno stato di sospensione, chi ha iniziato prima, chi ha iniziato dopo, ma comunque ormai quasi il 90% delle imprese che ricadono sul territorio. Quindi gli strumenti che sono stati previsti dal legislatore sono la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga, il fondo di integrazione salariale e per gli artigiani i fondi appunto bilaterali. Sono degli strumenti che ovviamente hanno una modalità di approccio che burocraticamente non è una modalità, diciamo, semplificata, una modalità ordinaria, e soprattutto stiamo rendendo noi molto difficile anche l'approccio per la richiesta di questi fondi, perché chi rientra in uno, chi rientra nell'altro, ci sono confusioni, c'è addirittura il problema degli artigiani, dei quali circa 17.000, oggi in una riunione parlavamo, fra imprese e lavoratori rimarranno fuori gli ammortizzatori sociali perché non ci sono regolamenti, regolarità di versamenti. Quindi io penso che la proposta che hanno fatto i consulenti del lavoro e i commercialisti di richiedere allo Stato un ammortizzatore sociale unico per questa emergenza sia la soluzione reale. Cioè, bisogna che ci sia un solo strumento messo dallo Stato di facile e immediata richiesta e accessibilità e che possa rispondere nel breve tempo, nel brevissimo tempo, perché ci sono casi in cui le persone non sono nella condizione di fare la spesa perché non hanno percepito o lo stipendio oppure l'introito di attività di lavoro autonomo, di commerciante, di artigiano o di professionista. Cioè, la situazione è un po' più seria di quello che forse sembra in giro. Comunque chi diciamo, forse perché siamo molto più concentrati sull'aspetto sanitario, che ovviamente è quello che per primo ci preoccupa, perché la salute, diciamo, è la cosa primaria, ma economicamente i risparmi che erano a disposizione di molti nuclei familiari ormai si stanno completamente assottigliando, si stanno esaurendo. Infatti non è, mi pare che di queste ore la notizia che ci sono già stati a Palermo dei primi tentativi di stare al supermercato e di pagare senza, di prendere la merce senza pagare, addirittura la Digos ha fatto delle comunicazioni al governo dicendo attenzione che soprattutto al sud c'è il rischio che ci siano delle disordini sociali, perché e lo stesso ministro Provenzano, il ministro per il Sud, ha giustamente detto bisogna pensare anche a tutte quelle persone che lavorano in nero, soprattutto al sud, perché per questi non c'è assolutamente nulla. E queste sono proprio la categoria di persone che sono più fragili, quelli lì che si guadagnano la giornata, quindi che non hanno sicuramente delle provviste messe di lato per far fronte a questo genere di emergenze. Senti, ma i comuni potrebbero fare qualcosa secondo te? Guarda, io mi sono fatto una mia idea su quella che sarebbe opportunità di intervento in questo momento.
Penso che i comuni dovrebbero essere il centro nevralgico dell'assistenza sul territorio, perché i comuni conoscono esattamente chi sono i propri cittadini, hanno già alcuni dati in mano, hanno già degli uffici sul territorio pronti per poter reggere determinati impatti. Come leggevo anche sulla stampa di oggi, la proposta di fare una sorta di reddito di cittadinanza, chiamiamolo così, ma forse il nome sarebbe reddito di emergenza, elargito direttamente dai comuni, ancorché minimo, ma quantomeno per le spese di prima necessità, non legato al fatto di essere dipendente o lavoratore autonomo, ma legato al fatto di essere appunto cittadino, per dare una prima risposta immediata a chi ha l'esigenza di andare a mangiare, sarebbe sicuramente un passo che lo Stato dovrebbe tenere in considerazione di fare. Avete sentito dunque Livio Tumino, l'amico Livio, non sono misure che possono salvarci ora. E poi la domanda che ho fatto io che riguarda i comuni è molto importante. Come aveva detto il comune di Pozzallo, abbiamo il bilancio approvato, possiamo muoverci, anche il comune di Ragusa ha il bilancio approvato. Che vuol dire? Vuol dire che quando ci troveremo in questa situazione difficile, ha detto Livio Tumino, già in qualche città, ma noi abbiamo sentito dichiarazioni che vengono da più parti, che quando la gente si troverà senza i soldi per poter comprare, allora lì saranno guai, guai forti. E soprattutto il problema è proprio l'approvvigionamento alimentare. E non vorremmo che qualcuno diventa più esperto. E su questo interviene il Presidente della Regione, dice che da domani ci sarà il Corpo Forestale dello Stato che andrà a fare il controllo per i prezzi nel settore dell'agroalimentare. Un'operazione che si rende, dice, obbligatoria dal momento che a causa dell'emergenza qualcuno sta cominciando a fare lo stupido, quindi ad alzare i prezzi, e questo, siccome se ne comprano di più, noi così guadagniamo di più. Non è una bella cosa fare questo, come ho pubblicato un articolo oggi su Rete Iblea, non è una bella cosa non pagare le fatture, anche se questi servizi erano stati forniti a gennaio, a dicembre, e non pagarle ora è una grande scorrettezza, perché almeno quelli che già dovevi pagare il mese scorso perché non l'hai pagati, in questo modo metti in difficoltà molte aziende. E fra queste ci siamo anche noi, perché la gente dice: ah, non ho soldi, non ti pago la pubblicità di dicembre, questa non è una bella cosa. E poi ho detto anche molte scuole stanno facendo questa grande scorrettezza, facendo enormi buchi nei bilanci delle agenzie, e questa è una cosa vera. Però, per tirarci un po' d'animo, ma solo così, senza fare feste, dice l'assessore Razza, per chiudere questa storia, che i numeri sono confortanti, si cresce in un trend abbastanza ridotto, escluso certe zone dove bisogna intervenire, ma in Sicilia, fino ad ora, e non andiamo a dire nulla, fino ad ora il trend è abbastanza controllato. E chiudiamo questo argomento proprio per non poter, per parlarne tanto, e andiamo invece a parlare del comune di Ragusa. Ha detto il sindaco che c'è una grande risposta da parte dei cittadini che vogliono dare una mano, quindi quando poi servirà questo reddito di emergenza, non di cittadinanza, magari che i sindaci sanno chi sono le persone che hanno più bisogno, lo ha scritto anche il comune di Comiso, questo insomma è importante, quindi i sindaci potranno dare una mano. A proposito di prodotti alimentari, voi sapete che il mercato di Vittoria continua a funzionare, però è importante dire che da domani ci saranno quattro infermieri entrando al mercato che misureranno la febbre a tutti coloro che entrano. Un'altra questione di sicurezza. Torniamo, dicevo, al comune di Ragusa. La notizia è che il sindaco ha rescisso il contratto con la Lamco e l'altra azienda che faceva parte di questa specie di ATI, e poi erano ATI
e come sentirete, che è stata costruita dopo, per dissidi insanabili con la società. Ora, voi sapete che questa società è stata molto criticata in questi anni da molti consiglieri comunali, da tanti, proprio per l'aggio molto alto e la differenza fra appunto l'incassato e quello accertato. Così è troppo facile. Mi devi dare 10.000, io già mi piglio il 40%, ma poi in verità poi te ne do 500 e tu ti pigli tutto tu. Insomma, non è possibile. Allora, su questo argomento c'è stato un comunicato di territorio che la situazione aveva seguito molto da vicino. Abbiamo un collegamento telefonico, vediamo. Questa è Teleiblea. Più servizi, più assistenza e più vantaggi per le imprese ragusane. Confcommercio Ragusa è la più grande associazione di rappresentanza imprenditoriale della provincia di Ragusa, con oltre 4.500 iscritti e 39 sigle sindacali. Confcommercio Ragusa è federazione di categoria. Rappresenta le categorie del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle definendo i contratti collettivi di lavoro a tutela degli interessi delle imprese associate. Formazione. Cura i corsi di formazione aziendali per la crescita e lo sviluppo di nuove professionalità e del personale. Assistenza legale e tributaria. Svolge attività di assistenza e consulenza legale relative alla gestione delle imprese. Sempre in cima ai nostri pensieri. Abbiamo al telefono, al videotelefono, ormai la tecnologia ci porta molto avanti, Michele Tasca, che è il segretario di territorio di Ragusa. Allora, Michele, ti saluto, non ci diamo del lei perché ci conosciamo da tempi immemorabili. Tutto bene? Buonasera direttore e buonasera ai telespettatori. Come va questa reclusione coatta? Come va? Come va? Siamo qui usando un termine calcistico in ritiro. In ritiro, speriamo che le cose vanno bene, che si possano vedere perché è una situazione difficile e delicata, ci vuole molta pazienza, stare su col morale, perché chi è abituato a stare fuori dalla mattina alla sera chiaramente ha grosse difficoltà a rimanere a casa. Ma No, però è così, non possiamo fare cerchiamo di resistere al meglio. altro. Allora, Michele, io ti ho chiamato perché da tempo c'è stata questa polemica della LAMCO, che sarebbe quella società, quell'ATI, che in qualche modo prende, non ruba, prende i soldi dei ragusani con le tasse. Ora, il sindaco ha deciso di fermare questo accordo e il territorio è soddisfatto. Tu che hai una lunga esperienza, ci parli un po' di questa LAMCO e poi la vostra soddisfazione perché è stato sospeso? Sì, la soddisfazione deriva da continue sollecitazioni che per la verità abbiamo fatto, l'ultima delle quali l'anno scorso al sindaco e il direttivo di territorio che ha avuto il piacere di interloquire con lo stesso, assieme ad altre problematiche all'interno della città, ha sollevato la questione di questa anagrafe immobiliare catastale che per la verità era sorta, era nata per mettere ordine ad un settore delicato e difficile qual è il settore tributi del comune di Ragusa, con una percentuale di evasione abbastanza considerevole, ma per la verità, per una serie di considerazioni sono da subito, da quando è stato firmato il contratto, che per la precisione è stato firmato il 26 di marzo
del 2014 ha rilevato delle criticità che di mese in mese crescevano. Così vi riepilogo magari brevemente, però è giusto fare la cronistoria di come dopo la firma del contratto è andato il rapporto fra l'amministrazione comunale, con il sindaco Piccitto, e le tre aziende, le tre società che erano firmatarie di questo rapporto. Esattamente le imprese, le tre aziende erano la Lambico SRL, la SPA e la GS Italia SRL. Inizialmente, quindi il 26 di marzo del 2014, hanno sottoscritto in presenza dell'allora segretario generale il contratto di aggiudicazione del servizio. Ho detto l'obiettivo qual era, quindi grande soddisfazione da parte dell'amministrazione, perché l'obiettivo era quello che ho detto qualche secondo fa, di mettere ordine a questo settore, perché non è che si trattava semplicemente di incassare, ma istituire un'anagrafe immobiliare, gestire la questione della Tari, e quindi l'evasione della Tari. Successivamente bisognava gestire l'idrico e l'IVU, l'ICI o l'IVU. Da subito noi eravamo già come territorio osservatore esterno di questo fenomeno. Vedevamo che c'erano delle situazioni che non andavano, nel senso che innanzitutto, dopo qualche mese dalla firma del contratto, la GS Italia ha ceduto le armi e non ha più proseguito per problemi che aveva avuto con la cancellazione all'albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è un requisito necessario per svolgere questo tipo di attività di riscossione. Successivamente anche l'altra società, la GS, ha avuto dei problemi, e quindi l'amministrazione del tempo ha dovuto, dopo qualche mese, operare un subentro, e quindi è subentrata l'Andreane Tributi, quella stessa società che in quel periodo gestiva anche la questione delle affissioni, le pubbliche affissioni comunali. Quindi ecco, già una criticità enorme. Non esisteva più la società che aveva sottoscritto il contratto. A tutto questo, noi, ecco, vigili e attenti come Movimento Territorio su questa problematica, abbiamo detto, e lo dicevamo anche all'amministrazione Piccitto, di guardare con molta attenzione il lavoro che faceva la società di riscossione. E il lavoro che era svolto, a nostro modo di vedere, ma a modo di vedere anche di tutti i concittadini, fatto in modo molto scriteriato, molto disordinato e con molte scorrettezze. Operatori che giravano per la città a Marina di Ragù con una macchina fotografica sulle spalle, che facevano fotografie alle tettoie, ai sottotetti, ad aziende, gli spazi pubblici che avevano l'azienda. Chiaramente poi venivano emesse delle bollettazioni che non rispondevano all'esatto metraggio di queste superfici. E quindi abbiamo detto all'inizio, quando si è insediato il sindaco Cassì, abbiamo consegnato, per la verità, un documento che faceva parte di alcuni punti programmatici che il Movimento Territorio ha presentato agli elettori. Quindi i 24 candidati al Consiglio Comunale presentavano il programma, che non era solo questo dell'anagrafe catastale, altre sulla riorganizzazione della macchina comunale, sul parcheggio a Ibla, sul teatro comunale di Vieccio Homo,
su eventuale possibilità di ridurre anche il peso dei tributi locali, sulla sicurezza in città e anche sulla questione dell'anagrafe immobiliare, citando in un documento scritto le criticità che a nostro modo di vedere non consentivano di andare avanti con questa società, inizialmente formata da tre imprese, successivamente da, escluso l'Alarmico, altre imprese, e quindi noi eravamo allarmati, perché tra l'altro è giusto aggiungere che subito dopo aver stipulato il contratto il 26 marzo del 2014, a nostro modo di vedere, in modo scriteriato, è stato firmato un appendice contrattuale dal dirigente di allora dell'ufficio tributi, che a nostro modo di vedere non era abilitato giuridicamente a sottoscrivere questo contratto, perché il contratto iniziale fu sottoscritto dal segretario comunale e quindi l'appendice, quindi non bastava il dirigente, a nostro modo di vedere, doveva essere firmata sempre, Michele, dal segretario. Scusa Michele. Perfetto. Ora, questo, e sto per concludere, sì, sì, perché devo farti qualche domanda. Ha portato ad avere dei dubbi interpretativi per quanto riguarda il compenso che stava all'ATI, quindi all'Alambico, perché nell'appendice si intravedeva che il compenso doveva essere calcolato sull'accertato e non sull'incassato. Direttore, sappiamo benissimo che tra accertato e incassato c'è un'enorme differenza. Alla fine deduciamo che se andava incassato questo, al comune di Ragusa non restava niente, non c'era nessuna rilevanza economica, perché gli introiti servivano a pagare il compenso della lampada. Quindi successivamente si sentiva dire, e vado alla conclusione, che ci sono stati dei contrasti insanabili fra i componenti dell'ATI, e questo è scritto nel comunicato stampa di ieri sera del comune di Ragusa. Quindi sono sorti ulteriori complicanze, ulteriori difficoltà che hanno fatto sì che l'amministrazione comunale, diciamo, finalmente ha preso questo provvedimento, perché ritardare ancora la scadenza, prima, ecco, voglio aggiungere, era nel 2020, un paio d'anni fa l'Alambico ha fatto richiesta di proroga di un anno, sì, e l'amministrazione del tempo gliel'ha consentita su quale argomentazione? Se c'è una scadenza, quali sono le argomentazioni per fare questo? Comunque, in ogni caso, ecco, Michele, siamo al dunque, noi come Movimento Territorio siamo contenti che c'è stata questa svolta molto importante. Gli obiettivi iniziali che si prefiggeva questo affidamento non sono stati raggiunti per niente, per questa serie di motivazioni, e sempre nel nostro documento abbiamo suggerito all'amministrazione, non sappiamo se ora ci saranno ricorsi, controricorsi delle vicende giudiziarie, ma comunque in ogni caso noi avevamo fatto una proposta molto semplice, ma a nostro modo di vedere condivisibile, poiché dobbiamo, è giusto, continuare nella lotta all'evasione, cercando di attivare il principio della correttezza amministrativa e della trasparenza, perché è giusto che bisogna che pagano tutti, però per pagare di meno. E quindi questo obiettivo, a nostro modo di vedere, secondo il direttivo di territorio, e quello che abbiamo suggerito all'amministrazione Cassì, è quello di utilizzare personale interno, ecco, che adeguatamente motivato e formato lavorerebbe su questo problema di recuperare le evasioni che ci sono nei vari servizi all'interno del settore tributi, e quindi attraverso un progetto mirato il personale dovrebbe essere remunerato
ma non con i compensi che oggi il Comune paga, il 42,5%. Perfetto. Sono compensi, Michele, che scusa, vanno sicuramente per come è stata gestita questa attività. Ho finito. No, perché... Questo è un suggerimento che noi abbiamo offerto. In questa occasione offriamo. Niente più società dell'esterno, qualificate, che hanno svolto servizi. Curiamo meglio il nostro personale interno, lo motiviamo meglio, lo formiamo meglio e raggiungiamo sicuramente un obiettivo che possa accontentare l'amministrazione, che avrà degli introiti, ma i cittadini, che vedendo che pagano tutti, sono soddisfatti, perché sicuramente pagheranno di meno. Michele, scusa, la domanda è proprio questa, giustamente chi è dall'altra parte sente meno, ma i tempi tuoi, tu sei stato assessore per tanti anni con varie amministrazioni, come funzionava la riscossione? Così interna, in house? Sì, mai ai nostri tempi società esterne non se ne intravedevano e non se ne volevano, perché lasciano il tempo che trovano, ripeto. C'è un personale amministrativo, si adegua, si motiva, si forma, si fa lavorare attraverso dei progetti mirati e i risultati sicuramente saranno di gran lunga superiore a quello che in questi 6 anni, perché sì, dal 26 marzo 2014 già, signore, 6 anni ieri. Va bene. Non è risultato per niente, con grossi sacrifici da parte di persone che hanno ricevuto bollettazioni molto alte e poi si sono dovuti portare presso studi professionali di avvocati per fare questo, difendere. Bene. Con ancora di più dei costi. Grazie, allora grazie Michele Tasca, nei prossimi giorni chiederemo anche all'amministrazione per sapere come è arrivato a questa decisione, però l'idea di territorio mi sembra giusto. In house, nel comunicato, viaggi... il mio direttore, e io poi la saluto, sì, l'abbiamo letto. Saluto i telespettatori, ci è messo contrasti insanabili fra i componenti dell'ADI. Certo. Sicuramente negli ultimi mesi saranno successi dei problemi. Perfetto. Che l'amministrazione non poteva che non intervenire con grande rapidità, anche se in un momento particolare, ci troviamo in un momento difficile e delicato, ma deve camminare, la macchina amministrativa deve riservare grande attenzione. Grazie Michele, sennò qua non finiamo. Grazie Michele, grazie di tutta a lei la... e a tutti i telespettatori. Grazie. Questa è Teleiblea. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Questa è Teleiblea. L'amico Michele Tasca era particolarmente ferrato su questa vicenda perché aveva creato molti malumori. Ora, questa storia del fare queste cose in house a me sembra giusto, intanto perché si abbassa l'agio, perché quelli naturalmente vogliono il 40%, perché devono mantenere una struttura. Allora, meglio che si mantenga una struttura comunale, magari si assumono delle persone o a tempo per poter gestire questa situazione, ma non c'è l'interesse, diciamo, privato. Ora non è, io non sono contro il privato, ci mancherebbe altro, ma il 40%, se è vero che era tanto, mi sembrano cifre abbastanza alte. Quindi il sindaco ha rescisso il contratto. Ora vedremo come vorrà impegnarsi e come vorrà fare questa situazione nuova, perché non c'è dubbio che appena si riprenderà, è un giorno, fra un mese, fra due, insomma dovremo riprendere a lavorare, perché non credo che possiamo stare altri 2 mesi così, la gente diventa pazza, ma poi ci saranno davvero
le rivoluzioni, perché più del dolore poté la fame, voi capite che poi ci sarà la fame. Oggi vi ricordo che il nuovo decreto dice che chi è in quarantena ed esce, no, rischia da 3 a 18 mesi di carcere e un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Cioè chi deve fare la quarantena, quindi è stato registrato in quarantena ed è fuori, viene preso fuori, no, rischia tutto questo. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Allora, io credo che non ci sia altro da dire, potremmo andare sulle situazioni dei vari comuni. Vi ricordo soltanto, ecco, che in tutta la provincia ci sono 32 o 33 casi, non sono tanti, ma dobbiamo mantenere l'attenzione sul comportarci come dicono, stiamo a casa. Poi alla fine è così bello stare a casa. Allora, abbiamo chiesto a Gianni Papa, lo abbiamo chiesto anche l'altra volta, di informarsi sulle farmacie, sull'Avis. Torniamo a parlare di collegamenti, come vanno le ferrovie, come va il catamarano, come vanno l'aeroporto di Como è chiuso, quindi non ne possiamo parlare, e poi ci dirà un suo pensiero sulla informazione vista da chi fa da tanti anni questo lavoro e che oggi è a casa per obblighi di legge. Allora sentiamo Gianni Papa, grazie, ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Oggi ho ripreso il mio giro di chiamate per vedere esattamente com'era la situazione con il catamarano. Mi ha risposto Guglielmo Puzzo, che è responsabile della Virtuferres, e mi diceva che praticamente il catamarano continua a rimanere operativo dal lunedì alla domenica, escluso il sabato. Naturalmente non ci sono viaggiatori, mancano completamente i viaggiatori perché non sono ammessi, sono ammessi soltanto i camion e tutto, e ovviamente le spedizioni a carattere alimentare. È stato nelle ultime settimane, tutti i passeggeri che sono arrivati, parlo di passeggeri, quindi non legati ai camion, sono arrivati qui da noi dopo che c'era stato da parte del Ministero degli Esteri il d'accordo con la Regione Siciliana per fare rimpatriare gli italiani di Malta. Notiamo, purtroppo abbiamo notato che molti di questi sono lavoratori, gente che lavorava a Malta nei ristoranti, negli alberghi, eccetera eccetera, col blocco, col fatto che a Malta praticamente tutte queste ditte quasi non funzionano, hanno dovuto chiudere, quindi questi qua sono stati praticamente licenziati e sono dovuti tornare a casa. Poi ho parlato con Pippo Curieri, che riguarda per il mondo delle ferrovie. Questa zona d'Italia non trasporta su rotaia, come sta facendo tutta l'Italia, cercando di supplire ai problemi legati al ridotto movimento dei camion. Noi non trasportiamo merce, gravissima, soprattutto in questa zona, ma un po' in tutta la Sicilia, e ormai da qualche giorno è stato sospeso anche il servizio viaggiatori, perché questa volta non c'entrano le ferrovie, perché non c'erano più persone che salivano sui treni, quindi automaticamente non c'è stato più un motivo per tenere in piedi un servizio che sarebbe stato illogico e antieconomico. C'è da dire però di positivo che il servizio viaggiatori può essere ripreso praticamente con un preavviso di qualche ora, perché i treni basta rimetterli in moto e camminano. Rimane ovviamente ancora un treno solo, mi sembra, che arriva al giorno da Roma, ma non è un trasporto interno. E questo, con questo possiamo chiudere il discorso dei trasporti. Ripeto, non abbiamo al momento l'aeroporto funzionante perché è chiuso, i trasporti via terra sono limitati, quelli i trasporti ancora funzionano, lo spostarsi via terra è limitato al massimo. Il catamarano, abbiamo già detto, che non può essere utilizzato come mezzo di spostamento, bensì come mezzo solo di trasporto merci, solo in casi particolari. Il porto invece funziona, la ferrovia è ferma. Prima di chiudere questa chiacchierata, che cerco di fare quante più serie possibile, se mi permettete devo dire una cosa che non c'entra forse, però secondo me è fondamentale. Credo che questo momento drammatico, perché non conosco altre parole, che sta vivendo un poco tutta l'Italia, abbia spiegato, o almeno cerchi, per chi vuole, possa servire a spiegare che esiste una differenza fondamentale fra notizie e notizie. Cioè, va benissimo, io non sono un grandissimo fautore di mezzi come il web o come la rete o tantomeno come Facebook, però sicuramente è un mezzo importantissimo, fondamentale, un mezzo anche di libertà.
Però dico che parliamo a livello locale, l'informazione locale, ovvero sia noi o colleghi delle altre televisioni o i colleghi dei giornali, svolgiamo un ruolo che se no non può svolgere nessuno, perché è chiaro che le televisioni nazionali si occupano dei grandi numeri, dei grandi spazi televisivi, delle grandi informazioni. Noi siamo quelli dei piccoli paesi, nel caso particolare la nostra di una provincia, ma i colleghi delle altre televisioni, comunque di informazione locale. Ma facciamo informazioni, ci mettiamo le facce, ci sono i direttori, siamo riconoscibili, lo stesso per quanto fanno le edizioni delle redazioni locali dei giornali. Su Facebook si possono raccontare balle spaziali che per giunta in questo momento sono pericolosissime, o quando diffondono speranze che non hanno motivo di essere, o ancora di più quando diffondono paure che già ne abbiamo già abbastanza per i fatti nostri. Quindi credo che sia anche un'occasione di rispettare chi, non tanto come me ma un po' tutti come noi, veramente ci mettono faccia, sono riconoscibili, cercano di dare l'informazione più corretta possibile e soprattutto sono individuabili, criticabili e punibili direttamente, perché noi abbiamo le leggi, ci sono i codici deontologici, ma ci sono anche gli aspetti penali. Mentre invece sul web chiunque può dire che ieri mattina hanno scoperto la medicina miracolosa, oppure che ieri mattina hanno scoperto che questo coronavirus deriva da un signore in Bielorussia che ha deciso di fare una cosa e poi ha infettato il mondo, e questo, credetemi, è una cosa alla quale pensare ogni tanto. Quindi un minimo di rispetto per chi cerca di dare interpretazione, sì, magari sbaglieremo anche noi, ma sbagliamo e siamo comunque, dopo averlo vagliato, perché forse certe volte siamo state mal informati anche noi, ma siamo sicuramente persone riconoscibili, si può dire guarda Gianni Papa, guarda questo, guarda quello. Sul web è un poco più difficile e questo credo che è una differenza alla quale, permettetemi questo piccolo sfogo, bisognerebbe tenere conto. Questa è Teleiblea. Siamo qua, come agli orli della vita. Gli orli ad un comando si distaccano. Entra l'invisibile, vaporano i fantasmi. Non bisogna più ragionare. Qui si vive di questo. Privi di tutto. Ma con tutto il tempo per noi. Ricchezza indecifrabile, ebollizione di chimere. Le cose che ci stanno attorno parlano. E hanno senso soltanto nell'arbitrario in cui, per disperazione, ci viene di cangiarle. Disperazione a modo nostro, badiamo. Siamo piuttosto placidi e pigri. Seduti concepiamo enormità, come potrei dire, mitologiche. Naturalissime, dato il genere della nostra esistenza. Ma non si può campare di niente. Allora, è una continua sborniatura celeste. Respiriamo aria favolosa. Gli angeli possono come niente calare in mezzo a noi. Tutte le cose che ci nascono dentro sono per noi stessi uno stupore. Udiamo voci, risa. Vediamo sorgere incanti, figurati da ogni gomito d'ombra.
creati dai colori che ci restano scomposti negli occhi. Abbacinati dal troppo sole della nostra terra. Sordità d'ombra, non possiamo soffrirne. Le figure non sono inventate da noi. Sono un desiderio dei nostri stessi occhi. Voi attori date corpo ai fantasmi perché vivano. E vivono. Noi facciamo al contrario. Dei nostri corpi fantasmi e li facciamo ugualmente vivere. I fantasmi non c'è mica bisogno di andarli a cercare lontano. Basta farli uscire da noi stessi. Un, due, tre sul divano, un, due, tre sul divano, un, due, tre sul divano, pa pa pa, pa 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 pa, pa pa pa, la pa 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 pa. Tre sul divano! Siamo noi! Sì, dai! Ah, non ci siamo mai presentati, il maestro Fragassi! Sì, sono io, buonasera! Paolo Muzio! Il dottor Sarra! Sono io, Simo Sarra! Esatto! Simo Sarra, credo che partiamo con una cosa abbastanza tranquilla, questo è un prodotto che magari avete visto anche, questi sono i bake rolls della 7 Day.